la diciassettesima domenica del tempo ordinario, ci propone una catechesi sulla preghiera. Al capitolo 11 del Vangelo secondo Luca, Gesù insegna ai suoi discepoli a pregare. Gliel'hanno chiesto loro perché hanno visto Gesù pregare. Ed egli disse, quando pregate dite così. L'Evangelista Luca ci riporta una versione abbreviata del Padre Nostro, non è quella che sappiamo a memoria e che recitiamo nella liturgia. È un'altra versione con qualche elemento in meno, ma corrisponde fedelmente al testo di Matteo. È la preghiera di grande fiducia del figlio che si affida all'abba, al suo papà. E per commentare questa preghiera, Gesù aggiunge una parabola su un amico. Ce l'avete un amico? Se da un amico andate a tarda ora a chiedere un aiuto, vi dice di no? Ho detto, avete un amico? Se chiedete a un amico vero qualcosa, anche se gli costa disagio e fatica, vi dice di no? Perché non vi dice di no? Perché è un amico. Se avete bisogno alle due dopo mezzanotte, ci pensate a chi telefonare. E anche se vi dispiace, sapete... Che quella persona nonostante tutto vi dirà di sì, in forza dell'amicizia. Ecco il punto. Non si tratta di stancare Dio, perché Dio non ha da essere convinto. Il segreto della preghiera sta nella amicizia, cioè nella relazione buona di affetto, di compagnia continuata, in forza di questa relazione da amico ad amico, la preghiera ha la sua efficacia. Però l'invito che Gesù offre, cercate, troverete, chiedete, vi sarà dato, non significa tutto quel che volete secondo i vostri criteri, ma proprio in forza dell'amicizia. L'amico diventa simile all'amico ed è necessario, insegna Gesù, chiedere al Padre lo Spirito Santo, cioè la mentalità stessa di Dio. È da chiedere a Lui la sua forza, la sua vita, la sua amicizia, per poter essere come Lui. Chiedere di poter crescere nella somiglianza con il Signore. E l'amico concede all'amico di essergli simile. Il brano dell'Antico Testamento che leggiamo come prima lettura, continua quello letto domenica scorsa. Abramo aveva accolto il Signore nella sua tenda. Poi viene a sapere che il Signore sta scendendo a Sodoma per distruggere quella città di peccatori. Ma l'amico di Dio, Abramo, intercede per i peccatori. Non gode della distruzione dei peccatori, non vuole che Dio li distrugga, ma mercanteggia in un racconto splendido, contratta, come sono abituati a fare gli orientali. Per 50 persone risparmiale, e se non ce ne sono 50 risparmiale per 45, magari non ce ne sono 45, ma se ne trovi 40 risparmiale e tira al ribasso almeno per 30, per 20, per 10. Vedi come oso parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Sembra che Abramo sia più buono di Dio. Ma è un modo narrativo per presentare un dialogo fra amici. Abramo è l'amico che entra nello stile di Dio. E nello stesso modo Dio è amico di Abramo e si adatta al suo stile. Ecco perché al Salmo 137 ribadiamo questa idea, nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Il Signore risponde al suo amico, ma... L'amico parla al suo Signore con lo stile dell'amico. La seconda lettura ci propone ancora un brano tratto dalla lettera ai Colossesi, in cui l'Apostolo Paolo ci dice che siamo stati sepolti con Cristo nel battesimo e siamo risorti con Lui. Eravamo morti a causa delle nostre colpe, ma Dio ha dato vita anche a noi insieme a Cristo e ha strappato il documento del debito. Bella immagine, c'era un debito molto grave che avevamo noi. Sulla croce Dio ha strappato il documento di questo debito, non ne abbiamo più, siamo stati riconciliati. Siamo diventati amici, abbiamo accolto il Signore nella nostra tenda, siamo diventati figli, possiamo rivolgerci a Lui nel suo spirito, abbiamo lo spirito dei figli di Dio, siamo contenti di averlo ricevuto e ci lasciamo guidare da questo spirito nella preghiera e nella vita.